ci sta, lo prendiamo in giro, dai. E ragazzi, tipo Taddei, i miei fidi mi dicono se si vede. Tu mi vedi bene? No, aspetta. Sì. Ok, Adesso sì. bene. Quindi vediamo. Si vede, dicono che si vede. Buonasera ragazzi, ben arrivati. Noi dicono tutti che funziona e si vede, si sente bene. Vicennati dice che lui vede il profilo bloccato, non riesce a entrare nella diretta. Come mai? Parlo io, gli racconto la sua storia e gli aneddoti e è fatta. No, dai, portiamo pazienza, casomai. È sempre un po' così. Comunque, tutto ok. Spegnere. Sì, abbiamo fatto. Probabilmente, ragazzi, tutte le sere ormai stiamo vedendo da un mese a questa parte che è dalle 21 alle 21:15 è il momento un po' più critico. Dopo va meglio. C'è anche Aldo dall'America, dagli United States. Ciao, Ale Benassi, mi dovevi scrivere, ti sei dimenticato. Mi è venuto in mente a me, che ti ho visto. Abbiamo Roman, ci stanno collegando un po' tutti. Io non vedo Vicennati. Ma lui deve andare dove c'è il cerchietto in alto, giusto, della diretta, no? Allora, in teoria lì dovrebbe venire fuori nella schermata iniziale, cioè Se clicchi nel logo in alto, si vede, in teoria lì dovrebbe venire già fuori lì, però se ha molti seguiti va dentro 60 all'ora, esatto, vedi, dopo clicca lì dove c'è scritto in dice diretta. che non riesce. Così tu puoi entrare subito, anch'io adesso vedi, sono entrata. Proviamo O gli mandi lo screenshot, non lo so. a mandarmi. Sì. No, no, non si riesce dal PC con Instagram. Ciao Fabio. No, ma vabbè, ma adesso dai, comunque vedrai che. Ciao, ciao Panfilo. Ciao Valchiria. Portate pazienza che ce la faremo. Abbiamo tribolato alcune sere, con le Devo andare a dirette. chiamarlo. Posso fare del tu? Sì. Sto controllando se lo vedo tra. Ah, non lo puoi fare da PC. Di lì è giusto, di lì che lo faccio al cellulare. Perché qualcuno dice forse lo sta facendo col PC e non riesce a entrare nella diretta. No, ha postato della roba, lo sa che si posta col cellulare, cioè c'ha dei post, non è che non l'ha mai usato. Però non ha mai fatto diretta, ha detto. Beh, vabbè, però. Ah, guarda, sta richiamando. Avevo mandato un messaggio, ma non l'ha visto, si vede. Ti abbiamo appena mandato un messaggio su Instagram. Ma tu lo stai facendo col telefono, non da PC. Ma è strano perché guarda, tutta la gente collegata mi sta dicendo che funziona tutto, si vede, mi vedono bene. Vedi se vede il cerchio così diretta. Vedi il cerchietto in alto che ho scritto diretta? Che strano. Lui dice che mi vede con la maglietta nera, ma non riesce a. Poi si blocca. Ma che ne sa il profilo il suo o è dentro con un altro?
Ma tu sei dentro col tuo profilo, Enzo Vicennati, no? Prova a cercarlo. Sì? Infatti io non ti vedo, non riesco, ti cerco, ti scorro tra quelli in diretta e non ti vedo, non ti riesco a vedere. Prova a chiudere Prova a l'applicazione chiudere tutto l'applicazione e rientrare. totalmente lì. Chiudi tutte le applicazioni e poi riprovo, ok? Dai, ti aspettiamo. Ciao, ciao. Ok, tieni. Tutti dicono che si vede bene e funziona. Stasera qualcosa lui nel collegamento solo. Dice che la connessione è Non vedi ottima. la visualizzata, no, posso, ma comunque se ti Ok, vedeva comunque era. adesso ha detto che chiude tutto e riapre. Aspettiamo un Sì. attimo e vediamo se riusciamo a fare questo collegamento. Ok. Dicono che si funziona bene. Quindi aspettiamo, non ci resta che aspettare. Esatto. Racconta una barzelletta. Vai. No, non lo so io, no, è uno che mi dice racconta una barzelletta. Ma che barzelletta racconta? Potrei raccontare storie sui ciclisti, far ridere anche quelle, no? Allora, stasera top. Sì, se funziona, sì, Tad. Se dopo funzionerà, sì, top. Questi momenti di incertezza. Eccolo! È arrivato! Ecco. Top! Bene. 21:17, Sì, sì, ricordo. sì, sì. Vediamo se riesco. Anzi, è un po' di. Così. Buonasera, Vicennati! Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Sì. Ciao, ciao Enzo. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Bene. Ben arrivato, diciamo, nei nostri studi. E nella mia cucina. Allora, ci stavo. Sì. Vabbè, intanto grazie per essere qui con noi. Sono un po' emozionato io, perché insomma. Dai. Eh no, è vero, cioè, parlare dai, con un grande giornalista come te non capita tutti i giorni, non è da tutti, soprattutto per chi non fa questo di mestiere come Questo è vero. me. Perché sai, io dico sempre una cosa quando lavoro, sono abbastanza critico e anche con gli altri, dico sempre che già uno a fare il proprio lavoro, già fare un lavoro non è facile a farne uno, a capire di qualcosa, quindi già quando ti metti a fare altre cose proprio uno dovrebbe lasciar perdere. Però diciamo che data la situazione, ci siamo inventati questa cosa qui semplicemente con lo scopo di tenere compagnia alle persone e di farci compagnia e di parlare di ciclismo, siccome noi siamo super appassionati di ciclismo da quando siamo praticamente nati. Quindi viviamo di ciclismo, ma proprio viviamo anche nel senso della passione per questo sport, quindi alla fine tutte le sere parlare con persone dell'ambiente che amano il ciclismo è una cosa bellissima. Io voglio ringraziare te per essere qui e ringrazio davvero Luca Ronconi, perché è il tuo collega di BC Sport, perché comunque mi ha dato una mano a creare questo contatto e far sì che Sì. tu questa sera potessi essere qui con noi. Lo ringrazio, è un mio amico, siamo amici da tanti anni, è una persona fantastica, mi dà sempre una mano anche in queste iniziative, quindi lo ringrazio veramente tanto. Enzo Vicennati. Capo redattore di BC Sport, giornalista famosissimo. Dal mio punto di vista, non voglio adesso dire il numero uno perché dopo tu mi dici di no, ma uno dei top giornalisti nel mondo del ciclismo a livello nazionale, non solo. Questo è il mio punto di vista, che comunque non sbaglia a livello di ciclismo, data la mia esperienza, perché ho 40 anni, ma siccome ci sono in mezzo da più di 30, sono quasi pensionabile in questo settore qui. Enzo, io voglio partire da una cosa. Innanzitutto, Sì. io mi sono letto un sacco di cose su di te. La cosa bella è la tua storia. La tua storia mi ha colpito perché mi ha fatto scoprire in te una passione incredibile per questo sport. E solo con una passione incredibile per il mondo delle due ruote hai potuto fare determinate scelte e non
mangiarti le mani in futuro per aver fatto il lavoro che poi a tuttora fai, perché comunque hai fatto una scelta importante, io ho letto, poi mi correggi, eri a militare, hai scritto delle lettere a Compagnia Editoriale Roma, a Neri, ti hanno chiamato, hai fatto un colloquio, finito di fare militare, a gennaio 92 ti trasferisci da Ascoli Piceno, vai a Roma, i tuoi genitori non la prendono per niente bene, perché tuo papà era un imprenditore, aveva un'azienda e voleva, il sogno di tutti i genitori che hanno attività è quello di tramandare la passione e l'attività al figlio. Il figlio se ne va a Roma a provare a fare il giornalista sportivo. Che equivaleva un po', come disse il mio meccanico ciclista, a fare il cantante o il pittore, per cui concretezza zero, un lavoro completamente staccato dall'azienda di famiglia. Sì, è tutto vero. Però credo, forse mi piace pensare che ci sia stato un briciolo di quella follia che spinge i corridori a puntare sul ciclismo, no? Il ciclismo, se lo vivi da spettatore esterno, può essere anche una noia. Se lo vivi da dentro con quel tipo di passione, diventa un fuoco che è difficile da tenere a bada, in qualunque ruolo tu lo viva. Perché poi lo stesso discorso te lo può fare il meccanico, te lo può fare il massaggiatore, te lo può fare chiunque abbia un ruolo in carovana. E io, onestamente, quando ho cominciato, neanche mi vedevo nella dimensione bici sport. Io ero nella fase cicloturistica dell'esistenza, era il periodo delle prime gran fonde in mountain bike. La mia idea era un po' più da, tra virgolette, figlio dei fiori. Poi, quando sono arrivato in redazione, si sono accorti che avevo anche una certa competenza nel ciclismo su strada e sono finito a bomba su bici sport praticamente dall'inizio, dai primi giorni. Sì, infatti anche questa cosa, questo passaggio è bello, perché tu dici, cioè non è che io inizialmente proprio me ne fregassi, cioè non era nel tuo obiettivo andare a scrivere, a raccontare delle imprese dei professionisti, dell'agonismo, ma a te piaceva il ciclismo a 360 gradi legato al cicloturismo, a viaggiare, a raccontare storie di bici, viaggi in bici, quindi a te piaceva proprio la bici come anche mezzo di spostamento, mezzo per scoprire un territorio, o per fare un viaggio, quindi non solo la competizione, il professionista o quel tipo di settore dove, diciamo, c'era più visibilità. A te piaceva proprio la bici in sé. Guarda, io ho corso poco e male, no? Non posso dire di essere un ex a nessun titolo. Nel 90 mi si è riaccesa la passione per le corse perché, per il famoso giro di Bugno. Io leggevo Bici Sport da prima, Bici Sport lo leggo dal 80, 86, 87, grosso modo, sì, forse dal Giro Tour di Roche. Però l'interesse vero si era riacceso a Bugno. E non pensavo di averlo approfondito al punto da potermene occupare. Di fatto, quando arrivai in redazione per la prima volta, c'erano delle immagini in TV. Io feci il primo colloquio nell'aprile del 91, il 30 aprile del 91. C'era una corsa in TV, non mi ricordo quale, probabilmente qualche corsa del Belgio, e io mi accorsi che proprio sul riconoscere i corridori, su fare determinati commenti, ero in linea con quelli che ci lavoravano da sempre. Forse qualcuno se ne è accorto e per quello venne poi l'idea di mettermi sulle corse. Però se per la bicicletta resta, altrimenti anche questi giorni di reclusione forzata non starei come un criceto sui rulli due volte al giorno, mattina e sera e tutto il resto. Cioè, la bicicletta credo che sia anche un modo per esprimere la persona che sono. Io le idee migliori di articoli le ho avute in bicicletta, Sì? cioè, non mi vergogno. Sì, assolutamente. Io penso, dico sempre che quando sei in salita il poco ossigeno toglie via dal cervello le stupidaggini e ti rimane solo l'essenziale. E tante volte l'essenziale è quello che poi ti permette di scegliere l'argomento. Infatti era una delle cose che ti volevo chiedere, anche perché prima poi io mi perdo perché non sono capace, infatti qualcuno mi dice, sai, poi mi fanno i complimenti, mi dicono le critiche, ma sai, tu non hai un filo logico, cioè, dico, ragazzi, io monto e smonto i copertoni, metto le camere ad aria, registro il cambio, cioè, io non... Poi, casomai, capisco un po' di ciclismo perché ho corso, è una vita che ci sono in mezzo, però non è che sono capace di fare un'intervista, ma infatti per me io queste chiacchierate le vedo proprio non come un'intervista, ma come la chiacchierata di due persone appassionate, due amici in osteria, due fette di salame e un bicchiere di vino. E quindi quando parli con una persona in osteria, quando ti viene la domanda la fai. E quindi questo è. E io volevo detto ciò,
detto ciò ci provo, Sì. perché poi sono mie curiosità, perché io ti chiedo quello che mi interessa a me, poi spero che piaccia anche a qualcun altro, però io volevo Certo. sapere, ma com'è? È vero, io, sai, io sono schietto. Intanto è la prima diretta che fai su Instagram, l'ho fatta fare Esatto. a Bagliani, l'ho fatta fare a Bugno, quindi devo prendermi i meriti di avervi fatto fare la prima intervista in diretta su Instagram. Specializzato in battesimi. Ascolta, tolto un po' che la passione mi ha fatto, insomma, mi sono sempre un po' cercato di informare, cercare di capire un po' i lavori che ruotano intorno al mondo del ciclismo, poi correndo determinati ruoli che ci sono. Però diciamo, il ruolo del giornalista non è che lo conosco bene, nel senso che uno casomai vi vede le gare. Con il vostro cartellino con scritto Bici Sport, eccetera, eccetera, e si scambiano delle chiacchiere. Però per scrivere un articolo, cioè, io voglio capire che cosa c'è a monte, perché uno legge un articolo di 2, 3, 4 pagine e dice: beh, bello, questo scrive bene, però cioè, non è facile tutti i mesi, tutti gli anni scrivere degli articoli interessanti, approfondire l'articolo, rendere un testo accattivante. Catturare l'attenzione del lettore, cioè, cosa c'è dietro a un articolo? Io non l'ho mai scritto. Dietro l'articolo ci deve essere sicuramente una storia, o meno se parliamo di un mensile. È chiaro che magari il quotidiano ti costringe ad altri ritmi, a una routine diversa. Nel mensile dietro l'articolo c'è una storia, cioè difficilmente fai il pezzo su uno perché ha fatto qualcosa e basta. Devi sapere chi è questo qualcuno, cosa c'è nel suo vissuto e perché la cosa che ha fatto è così importante da meritare un racconto. Tante volte faccio un esempio stupido, la tappa vinta da Visconti sul Galibier al Giro del 2000, quello di Nibali 2013. Il bello della giornata di Giovanni non è stato tanto che ha vinto la tappa, secondo me il bello della giornata di Giovanni, vista lì, fu il momento in cui lui aveva quasi deciso di staccarsi, poi gli si è accesa dentro una luce, è tornato sotto e ha vinto la tappa, lui era in fuga, no? Se tu conosci la storia del corridore che stai seguendo, puoi capire cosa c'è in quei 30 secondi che gli cambiano la giornata. Altrimenti è tutto uguale, altrimenti diventa davvero noioso ed è un rincorrersi di gente in bicicletta, è tutto uguale. Invece io credo che forse è anche un privilegio che ho avuto negli anni e per il fatto che ci sono da anni, il poter arrivare vicino ai corridori di qualunque livello, corridori ma anche direttori sportivi, comunque ai personaggi dell'ambiente che mi hanno permesso e mi permettono ancora adesso di conoscerli al punto di poter leggere poi quello che fanno e trovare lo spunto per una storia. Io credo che la cronachetta fine a se stessa non interessa. Il pezzo che rimane è quello che ti fa entrare nella psicologia dell'atleta e che se lo rileggi fra 3 anni è lo stesso attuale perché è uno spaccato di vita. Adesso faccio l'esempio stupido. L'altro giorno ho scritto su Facebook un ricordo della mia prima Roubaix, che fu la prima Roubaix Non è vinta da Ballerini. Quel tipo di bellissimo. racconto lì è in piedi da quanto? Da 25 anni, però è sempre attuale e godibile dal mio punto di vista perché racconta la storia di un uomo per come l'ha vissuta, e questo secondo me è quello che ti permette di trovare la chiave per fare l'articolo. Io in questo devo dire che Sergio Neri è stato un grande maestro. Tante volte, anche quando si parlava del Panta, tu non è che racconti tutta la tappa di montagna che ha vinto, però magari racconti i 5 secondi in cui ha sentito che Tonkov stava cedendo a Monte Campione, e tu in quei 5 secondi in cui lui sente il click del cambio di Tonkov puoi raccontare tutta la giornata, ma lo focalizzi in quell'istante lì che fa esplodere la storia. Allora, praticamente io mi hai già tirato la volata perché io, guarda, se dopo ti faccio vedere il foglio, mi ero fatto degli appunti, ma praticamente volevo. No, oh, guarda, allora, il punto uno era capire alcuni aneddoti del tuo lavoro e da dove parte l'articolo. Il secondo era la presenza alle gare di un giornalista. Cioè, quanto è importante per un giornalista essere sulle gare. E conoscere i corridori, riuscire a parlare con i corridori, con i direttori sportivi, instaurare un rapporto, quanto tu lo ritieni importante? Metà mi ha già risposto perché praticamente è quello che hai detto, però
penso che sia bello questa cosa qui da far capire agli appassionati, perché sennò sembra che uno guarda la gara in televisione e poi scrive l'articolo, ma sarebbero, come dici tu, sarebbero tutti uguali o una cronologia della gara. Io credo che una grossa fortuna che ho avuto è che cerco di tenermi stretta e aver cominciato a seguire i corridori dai dilettanti. Se capita anche dagli junior, insomma, bici sport sotto con gli under 23 difficilmente va. Ai tempi dei miei inizi erano i dilettanti. Quando tu un corridore lo vedi che non è ancora nessuno e gli dai importanza e ci parli, gli fai capire che ti interessa la sua storia, lui te la racconta, magari vai a casa sua, il giorno che ti vince il tour. Se deve scegliere qualcuno da far entrare in camera per raccontarti o raccontare la sua storia, guarda te, perché tu c'eri anche quando gli altri non neanche sapevano che esistesse. E secondo me è determinante stare alle corse, ma è determinante anche frequentarli al di fuori delle corse, perché soprattutto adesso le corse sono un tritacarne clamoroso. Più andiamo avanti, meno il tempo libero. Quando ho cominciato io, mi sento quasi vecchio a dirlo. Le corse finivano alle 4:30, 5, e tu avevi tempo dalle 5 alle 8 per fare le interviste negli alberghi. Adesso arrivano in albergo alle 9 di sera. Per cui, se tu hai una conoscenza che nasce da lontano, magari riesci a strappargli il quarto d'ora e i 20 minuti per parlarci, altrimenti sei fuori dalla porta che aspetti il comunicato dell'addetto stampa. E questa è un po' la morte del racconto, per come lo vedo io. Per cui credo che il segreto sia veramente andarli a frequentare quando sono giovani e nessuno si rifila, proprio per investire sul fatto che un giorno diventeranno più grandi. Ripeto, Io tanto per dire una. No, no, vai, 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 ci stavo mancherebbe. per dirti un aneddoto. Io mi ricordo gli sguardi di odio con cui mi guardarono quelli più grandi di me al giro del 94, perché dopo l'impresa di Marco ad Aprica, io andai in camera durante il massaggio con Pregnolato, gli altri erano fuori dall'albergo. Magari eticamente qualcuno potrebbe dire te ne sei approfittato. Io preferisco pensare che ho raccolto i frutti del lavoro degli anni precedenti. Sì. Beh sì, anche perché dopo una gara, casomai un corridore stanco, un po' nervoso, non ha tanta voglia, poi il tempo per riposarsi dopo una tappa è poco perché comunque c'è il trasferimento all'albergo, poi hai tempo di fare i massaggi, di riposare un po', poi alla cena, quindi dedicare anche tempo a un'intervista di 15, 20, 30 minuti ti porta via tempo al recupero, quindi se uno ti è simpatico, hai un feeling, hai instaurato un rapporto amicizia, lo fai volentieri. Casomai con uno che poi casomai ha scritto anche qualche stronzata anni prima, quando pure alla prima debacle ti ha lanciato dietro chissà cosa, quella volta lì è Certo. proprio la volta buona che lo fai star fuori dalla porta, no? Beh, alla fine E sono poi uomini anche loro con le loro simpatie, no? allora Dimmi. io mi ricordo che ero un bambino, io abitavo in un paesino piccolo di campagna. E prendevo il pullman la mattina all'alba alle 6:45 per andare nel paesino vicino a scuola e tornavo a casa. E dove c'era la fermata all'autobus c'era l'edicola, quelle vecchie edicole, proprio solo l'edicola. Adesso vai dentro che una volta c'era l'edicola, il gabbiottino con l'edicola. E io il primo del mese andavo là e dicevo: è arrivato BC Sport? No. Giorno dopo andavo là, è arrivato BC Sport, no, ma come il 2? Perché all'epoca non c'era questa informazione che viene, cioè, mille siti, internet, cioè, tu all'epoca aspettavi tutto il mese BC Sport. E poi io avevo studiato una tecnica che per me era la migliore, era infallibile. Praticamente tu per gustarti BC Sport, perché ti doveva durare un mese, e io di solito lo leggevo in un pomeriggio. Allora io lo iniziavo a leggere dalla fine. Perché praticamente alla fine c'erano i voti sui meccanici artigiani più bravi d'Italia, che non me ne fregava un tubo perché io avevo 10 anni, quindi non sapevo neanche chi cavolo erano, però mi leggevo quelli. Poi c'erano. Dopo le prime pagine c'erano dei trafiletti dove c'erano tipo una domandina di 2 o 3 righe a qualche personaggio e risposta. Poi dopo ritornavo in fondo e leggevo tipo, facevano le prove, la descrizione tecnica di 2 o 3 biciclette.
Poi leggevo una volta non c'erano gli under 23, ma c'erano i dilettanti, prima e seconda serie, poi tornavo avanti per qualche rubrica e poi mi tenevo diciamo, gli articoli centrali per metà pomeriggio. E poi dopo cosa facevi? Dopo lo leggevi, lo rileggevi, lo leggevi, lo rileggevi, ogni tanto c'era il poster. Con la vittoria di un grande campione, che quello devi tenerlo, a meno che proprio non lo sopportavo, perché poi io avevo già le mie simpatie e antipatie. Quindi diciamo che BC Sport era una cosa che l'aspettavi tutto il mese e appena te la davano durava un giorno e le imparavi a memoria e riaspettavi un mese, perché c'era solo quello. Poi ogni tanto c'era, quando arrivava col cellophane, che vuol dire che aveva un inserto, uno speciale, e lì era praticamente il mese delle capriole, perché avevi da leggere, non dico il doppio, ma un 30% in più. Tipo Qualcosa quando del c'era anche genere. il salone, una volta c'era l'ECMA, e quindi c'era Sì. il fascicolo grosso del salone, che quello praticamente era uno spasso perché io potevo imparare tutto a memoria, tutte le bici, i gruppi, i cambi, le ruote, i tubolari, le scarpe, tutto. Quindi è cambiata tanto, eh. Ma stai raccontando più o meno quella che era la mia vita prima di entrarci, perché anch'io andavo in edicola tutti i mesi ad aspettarlo, quando arrivava, quando non arrivava. Avevo trovato il sistema un po' più scafato, avevo dato il numero di casa all'edicolante per cui mi avvertiva quando arrivava, Ma così tu almeno evitavo, perché c'avevo l'edicola davanti scuola, però col fatto che venivano a prendermi i miei non sempre avevo il tempo di andare a chiedere, per cui avevo trovato questo sistema qua. E forse il fatto di averlo letto fa sì che mi senta ancora lettore, ecco, tu dicevi prima come nascono gli articoli. Magari penso ancora da lettore e cerco di capire che cosa mi sarebbe piaciuto o cosa mi piacerebbe leggere se fossi uno che aspetta il giornale tutti i mesi. E adesso questo è molto più facile da intercettare perché, per esempio, proprio grazie ai social network, tu butti un'esca, vedi la risposta dei lettori e capisci se l'argomento interessa e se vale la pena approfondirlo. Poi per il resto la rivista cellofanata con l'inserto c'è ancora adesso, c'è il numero di marzo col carnet, c'è poi il libro dei saloni quando ci sono i saloni a fine stagione. Vedi che più o meno la BC Sport è abbastanza fedele alla sua linea dal 76 quando è nato. Bisognerebbe cercare anche forse di rinfrescarlo un po', in ogni redazione ci si batte con grandi discussioni sulla scelta degli argomenti, poi alla fine c'è un direttore che sceglie. Ascolta, ti faccio vedere una cosa che l'ho fatta vedere anche l'altra sera a Budio, ma te la faccio vedere a te. La vedi? Sì, che la vedo. Benidorm con Questa? l'autografo, in sì. No, questa era attaccata giù in redazione da voi a Roma. Ah, sì? L'ha Sì, l'hanno staccata. rubata Ronconi? No, me l'ha portata Emiliano Neri. Ok. Ti spiego perché. Sì. Perché una volta erano da me in ufficio e io gli ho raccontato, parlavamo di gare, di grandi campioni, eccetera, eccetera. Io ragazzi, io quando ero bambino l'idolo era Bugno, cioè per me esisteva solo Bugno. E allora ci mettiamo a parlare di Bugno e dopo gli dico, ma vi ricordate la tappa del 1994, Osimo, Loreto, Prutino? No, come no? Ho detto, quello c'è cioè, un numero incredibile. E loro dicono, Certo. no, io ho detto, come? Cioè, Emiliano, come fai a non ricordartela? No, vai a casa, cioè, bisogna che te la guardi. Dopo un paio di giorni mi manda un messaggio su WhatsApp, mi dice, Fabio, me l'ero completamente dimenticato, cioè, numero incredibile. E allora dopo una qualche settimana sono passati lui e Luca e mi hanno dato la copertina con Bugno che avevano giù e me l'ha firmata. E qui mi volevo allacciare, adesso io ti faccio delle domande perché poi voglio sapere tu cosa pensi, perché poi alla fine ci tocca parlare di ciclismo e delle Aspetta gare. però, aspetta però che ti racconto un aneddoto su quel mondiale. Quello è l'anno in cui io ho cominciato al mondiale, non c'ero. Bugno venne in maglia iridata a fare il Giro del Lazio e fu la prima volta che io intervistai Bugno. Qual era il tema? Il tema era fargli dire che quella non era una bici bianca originale,
ma era un'Alan verniciata da bianchi. E io mi ricordo la figura da cane che feci. Entrai in camera di Bugno, trovai in stanza con lui Gianfranco Iosti, che ai tempi era l'inviato del Corriere della Sera. E con tutto il mio candore gli chiesi: ma allora è vero che questa bicicletta? Lui mi squadrò con uno sguardo di odio e poi mi disse una frase del tipo: tu pensi di sapere tante cose, ricordati, un bravo giornalista deve sempre stare un passo indietro e far credere che non sa niente, così ti diremo le cose che vuoi sapere. Per cui io me ne sono andato con le pive nel sacco, senza la conferma che quella fosse una bici Alan e con una lezione che però mi è servita molto in futuro, negli anni successivi. Beh, personaggino, ma hai fatto anche la battuta l'altro giorno, personaggino non facile da gestire. Assolutamente. Con gli anni poi ci siamo presi le misure reciprocamente, adesso si va molto d'accordo. Ascolta, io mi sono fatto, perché voglio sapere delle cose da te, voglio sapere cosa ne pensi, mi interessa e mi voglio confrontare. E allora mi sono diviso le annate, perché le annate sono le mie e sono le tue, cioè nel senso che io ho fatto 3 decenni, dal 90 al 2000, dal 2000 al 2010, dal 2010 ad oggi. E io praticamente ti chiederò 4 cose per il primo decennio, per il secondo decennio e per il terzo decennio, perché voglio sapere il tuo punto di vista da esperto, da giornalista e da amante delle due ruote e da uno che ha vissuto quel mondo. Quindi io la prima domanda è: il primo decennio, 90-2000, il tuo corridore preferito? Marco Pantani. Lo sapevo. Vabbè. Paccata. Paccata. E il più forte? Se la giocano Pantani e Indurain, però per fedeltà devo dire ancora Pantani. Condivido perché se gli avessero lasciato spazio negli anni successivi avrebbe vinto tantissimo. Esatto. Quello è un peccato. La gara o tappa di quel decennio che hai nel cuore? Tu mi porti sempre da te sullo stesso. Io No, non c'è, non è un problema. direi Les Des Alpes 98. Sicuramente. Una tappettina da nulla, dai. Tappa modesta. Sì. Cos'è che ho 8 minuti a Urri? Eh sì, 8:40 qualcosa. Anche lì, Ulrich ebbe una crisi di fame, però ce l'ha portato lui alla crisi di fame. E il coraggio è quello. Quella è stata una giornata d'inferno con salite, galibier, freddo in discesa. Poi sono attaccato, a parte che ha attaccato in salita. È stato anche furbo subito perché ha attaccato, ha rallentato per vedere se arrivava qualcuno. Ha aspettato Luc Leblanc, però lui aveva un passo talmente forte, talmente superiore, che quando si è reso conto che per aspettare Leblanc non avrebbe potuto fare la differenza e accumulare così tanto distacco, è andato. È Ha fatto andato. una discesa folle, si è fermato a mettersi la mantellina, che mi sembra che gliel'ha data Maini, Orlando, sì. Orlando Maini. Ha fatto una discesa folle perché poi Marco era fortissimo anche in discesa e poi ha volato sugli ultimi 15-16 km, mi sembra, delle Des Alpes, ha una velocità folle. L'altro è andato in crisi, ma lui comunque ha volato, eh. Guarda, se vuoi fare una diretta veramente da pelle d'oca su quella tappa, invita Orlando e fatti raccontare la sua attesa in cima al Galibier di Pantani in fuga che sta vincendo il Tour e la sua paura di non dargli bene la mantellina. Te la racconta ancora adesso con i brividi sulla pelle e te li fa venire. Quelli sono i bei momenti del ciclismo. Anche perché lì poi metti in moto tutte le conoscenze. Orlando era stato con lui sull'ammiraglia quando aveva vinto il Giro d'Italia dei dilettanti, cioè sono storie che vengono da lontano. E quello era affetto, affetto per davvero. Bellissimo. Ascolta, l'ultima domanda di questo decennio è invece la gara più bella. Cioè, questa è quella che hai nel cuore. L'altra è la più bella che hai visto, la più entusiasmante, quella che ti ha fatto. Il Fiandre di Bartoli nel 96. Perché Altra gara leggera. Michele è uno di quelli con cui ho cominciato io di fine 68, loro del 70. Quando ho cominciato erano i miei coetanei, quindi tutti 70-69 più o meno eravamo un bel gruppone di... Loro erano un gruppone di corridori, io cercavo di spiarli dalla mia parte.
anche perché tu avevi appena 30 anni quell'epoca. Quando? Nel 98? Sì, 30 tondi tondi. No, dico nel Quando 96, comincia? 28 anni, 28 anni. 28, sì. Sì. Ero un ragazzo ancora. Sì. Avevo cominciato a 23. E quindi adesso che mi ha risposto a queste quattro bellissime, te le rifaccio per il secondo decennio, quindi il corridore preferito dal 2000 al 2010. Corridore Qui fai preferito dal 2000 al... fatica. Faccio più fatica, sì. Perché Vincenzo non era ancora arrivato ai suoi livelli. Ti potrei dire basso. Guarda, ti spiazzo. Giuliano Figueras. Lo sai che è stato mio capitano? Sì, avevo letto. Alla Panaria. Sai che io vorrei. Tra l'altro, prima sai che ci ha salutato Filippo Perfetto, suo cugino. Suo E cugino, sì. io vorrei. La prima persona che volevo intervistare sarebbe stata Figueras. Ho scritto a Perfetto su Facebook, ma non so, o non l'ha letto, o ho scritto un altro Filippo Perfetto. Perché io non ho più il numero di Giuliano Figuera, cioè il numero che avevo io non è più quello, e quindi non lo trovo sui social, non so come fare a contattarlo, perché lui per me aveva un talento incredibile e poi aveva sto carattere unico, sto carisma impressionante, sempre solare, era veramente un personaggio incredibile, a parte che era un bravissimo ragazzo, io ci avevo legato subito, anche perché il primo viaggio lontano l'ho fatto con lui al Tour Down Under, eravamo insieme in Australia, quindi lui mi chiamava Capocchione, perché io ero un giovincello e lui diceva che ero testardo, lui diceva Capocchione, capisci a me, capisci, tipo ascoltami, io invece facevo modo mio. E Ma poi, lui adesso te lo racconto io un aneddoto, posso? sì, come no. Allora, corriamo insieme, poi cambiamo squadra. Io e lui viene a abitare praticamente tra Modena e Bologna, qui vicino, vicino all'aeroporto di Bologna. Quindi tra casa mia e la sua non c'era una trentina di chilometri. E quindi ci andavamo a allenare insieme, io e lui, e alcune volte veniva anche Mazzanti. Arriva il 2006, primi di febbraio 2006. Facciamo un allenamento, prendiamo una barcata d'acqua e ci salutiamo dicendo: ci vediamo fra 2 o 3 giorni giù in ritiro a San Vincenzo. Sai che c'era. Ti ricordi che Come una volta San Vincenzo d'Onoratico, Zi Martino, il Bambolo, il no? Sì, Tobolo, quelli erano gli alberghi come no? dove c'erano i ritiri delle squadre negli anni 2000. E lui era a, lui alloggiava al Costa degli Etruschi. Morale, praticamente. Il giorno dopo mi chiama un amico di San Vincenzo che mi dice: ma ho saputo che c'è la Lampre con Figuera, Scuno così, ma non è che se vado là con i miei figli, con i bimbi, mi fai fare un autografo, un cappellino a Figuera? Sì, allora chiamo Figuera e gli dico: ma domani quando sei giù, sì, mandali pure, non c'è problema. Il giorno dopo questi qua vanno là in ritiro e mi dicono: ma l'abbiamo chiamato, ma dicono che non c'è. Io lo provo a chiamare, non mi risponde. Lo richiamo e non mi risponde, mando un messaggio, oh, poi dopo tipo, stronzo, ma perché non mi rispondi? Non mi risponde. Richiamo questi miei amici qua di Toscana, guarda, non mi risponde, sarà impegnato, conferenza stampa, non lo so, avrà un meeting, non lo so, boh. Lui è sparito dal mondo del ciclismo così. Cioè, non si è presentato al ritiro, non ha risposto al cellulare, penso per più di un mese a nessuno, poi ha mandato tipo una lettera, un comunicato a Saronne dicendo che non voleva più correre, eccetera, eccetera. Io sono riuscito a riparlargli dopo qualche mese perché sono arrivato davanti in una corsa, adesso non mi ricordo quale perché boh, non so se era il Matteottica, ma io non so, sono arrivato avanti in una corsa e al ritorno ero in macchina con Totò Commesso. E lui ha telefonato a Commesso e gli ha detto: passami il Capocchione che gli faccio i complimenti, che l'ho visto in televisione. E lui è uscito, cioè, tra l'altro era andato forte, è stato maglia azzurra l'anno prima, mi sembra che aveva vinto il Giro del Lazio, e poi è sparito, Sì, sparito dal mondo del ciclismo. ma a lui il ciclismo gliel'hanno fatto un po' spegnere, secondo me. Io mi ricordo quando lui passò professionista alla Mapei e
gli impedirono di portarsi la chitarra in ritiro, che io vorrei capire qual era il problema di uno, anzi, ti porta un po' di allegria. Provarono a togliere tutti i lati del suo carattere che erano un po' naif, un po' che facevano però il campione. Secondo me, unito a una serie anche di problemi che ci sono stati in quegli anni là, gli si è spenta proprio la luce dentro a Giuliano. Perché poi anche il fatto che adesso sia sparito, che anche giù a Napoli a lungo non l'hanno visto, adesso è ricomparso, ha ricominciato ad andare un po' in mountain bike, mi dicono. Ma il fatto che si sia proprio così eclissato dal mondo in cui era cresciuto ti fa capire che c'è stata una ferita alla base di tutto, no? Purtroppo. Sì, io con lui ne ho parlato, cioè, ne ho parlato nel senso che comunque delle trasferte, dei viaggi e delle corse ne abbiamo parlato. Lui c'era delle cose che non digeriva, delle cose che non riusciva a metabolizzare, non riusciva a capire come alcuni andassero così forte rispetto a lui, che secondo lui non andavano un tubo, eccetera, eccetera. Sta storia della chitarra ce l'aveva, perché io mi ricordo che il primo viaggio in Australia si è presentato, lui ha volato con la chitarra, perché lui è arrivato là e aveva la chitarra, perché ha detto se mi rompono i coglioni con la chitarra io torno a casa. Cioè, lui, ma perché lui, tipo al pomeriggio, un'oretta di chitarra, canticchiava, si rilassava, ed era anche bello, ti sedevi sul letto, entra in quattro, lui suonava un po' la chitarra, si canticchiava un po', era una cosa che non, cioè, era un modo per rilassarsi, a lui piaceva, Certo. non ci trovo niente di male, sinceramente. Comunque, vabbè, quelle erano, sai, quelle fisse che avevano. Tipo adesso un corridore può tenersi la barba così come c'ho io, fa figo. Una volta se ti presentavi con la barba così, non ti facevano scendere neanche dal pool, ma dalla stanza d'albergo. Se avevi l'orecchino non potevi andare a correre. Cioè, erano tutte quelle cose che se tu avevi la barba vuol dire che eri un criminale. Cioè, vabbè, l'ambiente era Altri abbastanza tempi. altri. Sì. Ascolta, la seconda, quindi ti rifaccio la domanda. La gara tappa, la gara o tappa che hai nel cuore nel decennio 2000-2010? La tappa, No, o gara o tappa. Beh, il tour del 2009 mi è piaciuto molto, perché è il tour in cui Contador con una freddezza clamorosa tiene a bada quella bestiaccia che era Armstrong. Io raramente ho visto una squadra così spaccata a metà, con il management che era dalla parte di quell'altro e la freddezza di Alberto proprio nel farsi scivolare tutto addosso e nel vincerlo bene. Devo dire che è stato uno dei momenti della tensione più alta degli ultimi, e sicuramente di quegli anni. Beh, io mi sono sempre chiesto davanti, io correvo ancora all'epoca, però mi sono sempre chiesto cioè, con la pressione che hai al tour, con la pressione che hai a essere uno o il favorito, perché comunque era già uno che volava, correre in una squadra dove hai metà squadra che è contro di te, anche sia come il team manager era contro, hai una persona, hai un Armstrong che è un soggetto super carismatico che addirittura ti toglie anche un po' lo scettro davanti ai giornalisti, ti toglie veramente tanto. In più hai molti corridori che erano comunque dalla parte di Armstrong, erano Certo. di Armstrong. Quindi io dico, con una squadra a metà, con tutte le tensioni che ci sono, comunque questo qua ha fatto i numeri, ha volato in alcune tappe e ha portato a casa il tour. Cioè, io penso che sia a livello, ok, il motore, ma anche a livello di testa ci vuole una freddezza, una calma, una forza mentale incredibile. Guarda, io mi ricordo il ritiro a Tenerife all'inizio di quell'anno, mi mandarono. Alberto non c'era, però c'era Lenz, c'era tutto il gruppo spagnolo. E mi ricordo il lavorio di Armstrong, corridore per portare dalla sua parte gli amici di Alberto. Mi ricordo tutte le battute con Jesus Hernandez, che aveva ribattezzato Sweet Baby Jesus perché l'aveva staccato un giorno in salita, gigioneggiava, faceva proprio di tutto per rendersi simpatico. E devo dire che in quel tour è vero che Alberto è uno che ha rischiato di morire, è ripartito dopo i problemi cerebrali, insomma. È uno tosto, non è uno che si perde in chiacchiere. E quella volta forse ha dimostrato come mai in vita sua la sua solidità psicologica, perché un conto è andare forte in salita e basta, un conto è avere il nemico in casa come ce lo ebbe lui quell'anno. Sì, è stato veramente, sì, quello è stato veramente un bel tour. E invece la gara o tappa più bella, non che è nel cuore, la più bella, che ti rimane in quel periodo. Qui. Quello è un decennio un po' così. Ti potrei dire o la prima
La prima Liegi di Bettini o forse anche la Sanremo di Pozzato. Io devo dire che la Sanremo di Pippo Corsa da super furbo, anticipando Bonen, anticipando tutti i velocisti, è stata forse l'unica perla vera della carriera di Pippo, ma fatta veramente bene. Quindi sì, potremmo dire la Sanremo di Pippo. Uno scrive Pantani Morzin 2000, sì, anche quella mi ricordo che si è tolto un bel sassolino dalla scarpa con l'Armstrong quando gli ha fatto la battutina sul Mont Ventoux 2 giorni prima, eh. Guarda, non te l'ho detto perché poi sembra che parli sempre di Pantani, perché sennò tra le giornate più belle di quel decennio ti dovrei dire anche lo Zoncolan al Giro del 2003. Perché è vero che vinse Gilberto, dopo tanto di cappello vinse, stravinse il Giro, ma vedere Pantani che dopo tutto quello che aveva passato era tra i primi 5 sullo Zoncolan fino agli ultimi 200-300 metri, poi lo rimontarono, e lì veramente ci scappò la lacrimuccia. Io mi ricordo che quella sera andammo nel suo albergo e gli chiedemmo di fare la foto con la bici gialla che si portava in camera. Salimmo in ascensore, lui ci guardò, eravamo Ilario Biondi, fotografo, e io, mi si è cambiato tutto. Quello era il giro in cui a inizio salita, degli arrivi in salita, potevano buttare via il casco, non so se ti ricordi, Sì, per cui sì, sì. c'era questo lancio di caschi che era più pericoloso che utile. E lui disse: quando ero Pantani per davvero mi avrebbero coperto d'oro per darmi il casco, e io lo odiavo perché c'avevo la bandana e tutto il resto. Adesso mi tocca metterlo, non mi piace e non mi danno neanche un soldo. E quello anche è stato un giorno emotivamente molto forte, anche se poi probabilmente agonisticamente e tecnicamente non è stato il più bello del decennio. Però bisogna anche un po' emozionarsi anche a fare sto lavoro, per cui l'hai nominato tu e io ti ho seguito. Sì, E il più forte degli anni, di quel decennio, secondo te? Sia corsa tappe che corsa in linea, dipende. Cioè non... Beh, di nuovo Contador a questo punto. E su Armstrong, non saprei che dirti, perché se dobbiamo essere intellettualmente onesti al 100%, probabilmente lui faceva, forse con qualche protezione in più, quello che facevano gli altri, per cui uno che vince 7 tour non puoi toglierlo dal mazzo. Però poi la storia è stata riscritta. Diciamo che lui, come carisma, come carattere, come personalità, tanto di cappello. Ha fatto delle cose cattive che non mi sono piaciute per niente. Vedi l'atteggiamento con Marco, ma vedi anche la porcata clamorosa con Simeoni, perché la definirei così. Per cui preferisco dire Contador, che nonostante tutto ha una storia forse un po' più vicina alla nostra europea, ed è un po' più, alla fine è un po' più credibile. Per cui sì, ti direi Contador. Ci sta. Ah, ma anche a me piace, mi è sempre piaciuto molto Contador. Non posso dire che Armstrong, cioè, cavolo, 7 tour, 7 tour, a parte quello che è successo, però comunque 7 tour li ha vinti. Poi dopo uno la possono girare come vogliono, perché non è che il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il decimo erano differenti. Ha vinto 7 tour. Esatto, Per vincere 7 tour non devi esatto. mai cadere, non ti deve mai succedere niente, devi sempre essere concentrato, non devi mai avere una giornata di crisi. Deve avere proprio tutto che funziona perfetto, e lui comunque studiava tutto al dettaglio e non ha mai sbagliato nulla per 7 anni. Quando ha provato a rientrare, ha fatto degli errori perché comunque aveva cambiato probabilmente preparazione, è caduto, prima, caduto un paio di volte, prima non era mai caduto, insomma. E quindi per essere 7 anni al top, devi essere comunque forte. Però sì, anch'io sceglierei Contador in quel decennio. Adesso è più Se facile ci... perché... Scusa. No, dico, se ci pensi, forse proprio il rientro è stato quello che ha fregato, perché lui rientrando ha dovuto sottoporsi al passaporto biologico, e a quel punto hanno aperto lo scrigno dei ricordi e è venuto fuori tutto quello che è venuto fuori. Se lui si fosse accontentato, tra virgolette, accontentato di 7 tour, adesso non avremmo dubbi a parlare di lui. Però è chiaro che è stato nei suoi anni un modello di professionismo. Poi è chiaro, se vuoi osservare il mondo lo sguardo un po' puritano, un po' così, devi metterlo all'indice. Io personalmente non sono molto d'accordo sul fatto che il tour abbia lasciato quei tour non assegnati, perché per coerenza avrebbero dovuto togliere altri nomi dall'Albo d'Oro. Però la storia è andata così, e probabilmente lui ha pagato il fatto di non essersi mai fatto io troppi amici in gruppo. Questo è sicuro. Ci sta salutando Roberto Pregnolato, quello che dicevi prima, mi ha salutato di parte. Oh,
Come no? Ciao Roberto. Sì, ciao, matto scatenato. Ascolta, veniamo Abbastanza, all'ultimo sì. decennio, che questo è il più facile perché i ricordi sono un po' più freschi, anche se c'è stato tanto rimescolamento e forse è un po' più difficile trovare il personaggio. Però, quindi, il tuo corridore preferito degli ultimi 10 anni? Valverde. Valverde, no. Avrei potuto dire, in definitiva si cerca sempre di privilegiare l'italiano e tutto sommato i due si somigliano molto per l'atteggiamento che hanno nei confronti dello sport, perché gli piace andare in bicicletta, sono due agonisti straordinari, difficilmente vanno in corsa solo per allenarsi. In Valverde vedo un gusto dell'andare in bicicletta che forse non vedo in altri, ecco. Per cui ti dico Valverde, pur riconoscendo che anche Nibali è un grandissimo e guai chi me lo tocca. E il più forte? Il più forte è il più forte. Se si va dietro ai risultati, bisogna dire Froome. Perché anche questo qua, magari non sarà bello, magari non sarà simpatico, ma uno che vince quattro tour, vince il Giro, vince la Vuelta, il Giro lo vince come l'ha vinto, non puoi che toglierti il cappello. Cioè, alla fine, noi italiani siamo un po' strani, no? Come ai tempi di Lemond, ma quello vince solo il tour. Poi vai a vedere l'Albo d'Oro del palmarès di Lemond e ti accorgevi che vinceva un sacco di altre corse. Idem Armstrong. Se tu guardi il palmarès di Froome, ti accorgi che di corse ne vince uno sfacelo ogni anno e poi ci mette anche il tour. Ma i vari De Finato, Romandia, Catalunya, questo è uno che intanto gli piace fare il suo mestiere, lo fa con una abnegazione forse anche eccessiva, perché probabilmente adesso coi figli si è un po' umanizzato e poi quando punta vince, c'è poco da fare. E ha il coraggio di, anche se la tappa del Giro che ha vinto, quella del Finestre, era stata pianificata in ogni dettaglio, scientificamente sostenibile, rifornimenti ogni tot chilometri, ogni tot minuti e tutto il resto. Però c'era lui in bicicletta su quella montagna e non le fai No, ma certe infatti cose poi solo partendo dai dati. no. Lì il motore c'è perché non fai una tappa del genere anche se ti hanno pianificato il ristoro, il rifornimento, la borraccia ogni minuto. Vabbè, condivido. Quindi adesso le ultime due domande di questo, diciamo, questionario è: nell'ultimo decennio la gara o tappa che hai nel cuore e la gara o la tappa più bella che hai visto? Allora, quella che più bella che ho visto, cominciamo dall'ultima. Bella che ho visto, la tappa del pavé del Tour di Nibali, anche se non l'ha vinta lui, ma proprio al di fuori da. Fa un po' il paio con la Sanremo di Vincenzo. Quello che nessuno si sarebbe aspettato è che lui ha fatto con una naturalezza e una serenità e un sangue freddo da lasciare tutti di stucco. Quella del pavé è stata più spettacolare perché tutto quel fango, poi è stata tante volte al tour ti rendi conto della grandezza dell'impresa guardando la prima pagina dell'Equipe del giorno dopo. I francesi hanno il gusto della prima pagina spettacolare e la prima pagina del giorno dopo c'è Vincenzo sul pavé, insomma. Questo è uno che ce l'ha proprio addosso certi numeri e quando è in condizione ti lascia senza fiato. Io di quel tour lì mi ricordo anche la commozione quando suonò l'inno di Mameli sul podio, ma perché anche lui aveva l'occhio lucido. Sono corridori un po' particolari, quelli di cui percepisci la passione e l'emozione e ti trascinano dietro, anche se lui magari sembra un freddo, no? È meno espansivo di un Pantani, è meno espansivo di un. No, Simoni non era espansivo, però ti faceva capire quando era incavolato, quando era di buon umore. Vincenzo potrebbe anche essere imperscrutabile, ma ci sono dei momenti in cui gli si accende l'occhio e ti rendi conto che c'è qualcosa dentro che arde, in quei momenti devi andargli dietro per forza. Questa Bello. era la più bella, e poi avevamo detto: qual Quella era la domanda che hai d'altro? nel cuore. Quella che ho nel cuore, che ti dico? Avevo pensato di dirti proprio la Sanremo, no, del nostro amico Nibali, però cambiamo e possiamo dire.
Non lo so, non saprei che dirti nel cuore. Sai che c'è? Che poi probabilmente negli ultimi anni c'è stato un tale rimescolamento di personaggi e di figure che al cuore non ci si arriva più tanto facilmente. E quindi, non lo so. Forse, guarda, ti dico, il Trentin all'ultimo campionato del mondo, perché ce l'ho lasciato il cuore su quel pezzo di strada lì. Avrei scommesso tutto Su cosa? che avrebbe vinto lui. Ah, certo, anche lui. È una cosa molto bella, scritta in un pezzo che in un'intervista che ho fatto con Bartoli, che purtroppo non uscirà mai, quantomeno non quest'anno, che era un po' la presentazione dei nostri per le classiche del Nord. E Michele ha detto: io lo so bene che cosa, il peso che ti viene addosso quando sei convinto di aver vinto e devi solo, tra virgolette, solo fare la volata. Lui in quel momento è partito convinto di vincere, nel momento in cui ha visto quell'altro che lo passava è morto. E quindi è stato più un crollo, sì, sicuramente fisico, ma anche psicologico. È dispiaciuto a tutti. Sì. Sarebbe stato tante volte, però, nella sconfitta c'è più bellezza che nella vittoria. Pensavo l'altro giorno, proprio mentre ricordavo la Roubaix vinta da Ballerini. Quanto fu drammaticamente bello il Ballerini battuto da Duclos Lassalle nel 93? Sembra brutto dirlo, sarebbe stato meglio se avesse vinto, però tante volte nella sconfitta vengono fuori, viene fuori una profondità. Dopo la vittoria esplodi, urli, sei contento, abbracci tutti, non hai il tempo di fermarti a riflettere. In realtà il racconto vero della vittoria puoi farlo una settimana dopo. Ti fermi con un bicchiere di vino, un caffè o quello che è, e ne parli perché sei riuscito a metabolizzarla. Sei riuscito, è riuscito il corridore a metabolizzarla. La sconfitta invece è lì in presa diretta, cioè se ci sono lacrime vere, se ci sono parole che vengono direttamente dal cuore. Lo sconfitto ha un sacco di tempo per metabolizzare la sconfitta nel momento stesso in cui questa viene. Semmai la settimana dopo analizza tecnicamente perché non ha vinto, per cui magari allora il Ballerini ti avrebbe potuto dire: ho sbagliato la volata, ho usato il rapporto sbagliato, ma nel momento in cui è lì che perde e ti racconta la sconfitta, è uno spaccato di umanità fantastica. Però anche il fatto che dopo la vinta, diciamo che apprezzi più Cavoli. anche la sconfitta, eh? Perché Sì. se poi non l'avesse vinta, sarebbe rimasta veramente per lui una delusione incredibile, perché lui comunque, cioè, vedeva e sentiva troppo quella corsa lì. Ma io mi sono andato a rileggere l'intervista di quel famoso viaggio in macchina con lui dal velodromo di Roubaix all'aeroporto di Bruxelles, e gli feci questa domanda: ti era venuto di essere sfigato e che questa corsa non avresti mai vinto? E lui ci pensò un po' e disse: sì, in effetti sì, per fortuna l'ho vinta perché mi sono tolto di dosso questa maledizione. Va bene. Ascolta, Enzo, ti dico una cosa, fra 2 minuti salterà il collegamento perché siamo partiti in ritardo e quindi ti fa scattare 60 minuti. Dopo ti richiamo che ti facciamo altre 2 o 3 domande e poi ti lasciamo libero, va Fammi dire, va benissimo, tra le giornate nel cuore, come è venuto in mente, ne avevamo parlato prima, proprio quella vittoria di Visconti sul Galibier. Perché Giovanni è un amico e so quanto è stato difficile per lui arrivare in alto, e quando si realizzano questi sogni sono bei momenti anche quelli. Io ci sono alcune cose che mi piacerebbe sapere da te. Vabbè, io te la faccio sta domanda anche se penso di sapere già la risposta, però te la faccio ugualmente. Però non lo so, perché comunque, vabbè, chi ti manca di più come corridore? Facile, la sai già la risposta. Marco, ma non perché mi manchi il corridore, perché sono convinto che oggi avrebbe avuto un ruolo importante nel ciclismo e perché sono convinto che tante cose le avesse proposte lui sarebbero state ascoltate e accolte molto, con molto più importanza di come sia stato fatto con altri corridori, perché era uno che comunque si batteva per la causa comune, mentre tanti campioni negli anni successivi si sono fatti discretamente i fatti loro, hanno portato a casa lo stipendio e poi sono spariti, o se sono rimasti con ruoli di vetrina che non hanno tanto inciso
sull'andamento del ciclismo. Di fatto l'unico campione che un po' ha un ruolo importante è proprio Gianni, che è presidente del CPA. Altri grandi non ne vedo, hanno tutti la loro. Ne ha viste, ne ha sentite, ne vede, ne sente. Vediamo se riusciamo a rifare il collegamento. Vediamo, aspettiamo un secondo. Bellissimo, top. Ci sono. Sono qua. Ok, arrivo, ti sto chiamando. Eccoci. Mi posso collegare a quello che stavi dicendo un secondo? Certo. Tu dicevi, se ci fosse uno come Pantani, probabilmente certe scelte, certe indicazioni, certe soluzioni verrebbero ascoltate di più, sarebbero state seguite, eccetera, eccetera. Io mi ricordo in quegli anni dove sono passato professionista, che erano i primi anni 2000, che c'era stata quella bellissima idea del cazzo di fare le riunioni prima delle gare con il sindacato dei ciclisti professionisti. Non so se tu ti ricordi. E Certo. giustamente chi è che mandavano? I giovani. Cioè mandavano me, che ero professionista da un mese, alla riunione, diciamo, dell'ACSI, no? No, come cazzo? HP. HP. ACSI. A questa riunione, il giorno prima, boh, non so, tipo del Costa degli Etruschi, delle guerre, quelle cose lì, e parlavano di 3-4 cose. C'erano tutti i corridori di seconda o terza fascia, cioè o i giovani o chi contava poco, e nessuno che diceva niente. Io sono andato a qualche riunione, poi dopo gli ho detto: ma perché devo andare là a fare la figura del cretino, che intanto non parla nessuno, se alzi la mano si girano tutti e ti fulminano con lo sguardo. E questo era giusto per raccontarti che in quegli anni lì probabilmente nessuno si sbilanciava, nessuno voleva prendere una posizione, nessuno voleva diciamo uscire dagli schemi. E Pantani è sempre stato uno invece che la voce l'ha sempre alzata. È anche vero che lui se lo poteva permettere per il carico che aveva, per il campione che era, però erano in pochissimi, cioè, o forse era quasi l'unico che faceva quelle cose lì, gli altri stavano molto zitti. Ma guarda, che poi alla fine uno è nello sport come è nella vita, no? Io ho avuto la fortuna di frequentare molto la Casa Pantani, abbiamo fatto il libro con Tonino, eccetera, eccetera. E Marco era uno che a scuola faceva pugni per difendere i più deboli che magari venivano bullizzati. Allo stesso modo prendeva le difese del gruppo quando vedeva che attorno al gruppo giravano cose che non dovevano. Il famoso problema dei troppi controlli al giro del 99 nasce esattamente da questo, cioè tutti pensavano sono troppi controlli di tre enti diversi, nessuno lo diceva, lui lo disse e poi la storia è finita come sappiamo. La storia lì dell'ACPI che dicevi tu in realtà la fanno ancora ed è proprio adesso quantomeno è rivolta proprio ai neoprofessionisti perché serve una riunione per informarli del posto in cui hanno cominciato a lavorare. Però è vero che se poi non dai la possibilità di parlare, di argomentare, serve anche a poco, ecco, questo è vero. Sì, beh, all'epoca, tanti anni fa, andiamo dietro di 17-18 anni fa, erano un po' diverse Sì. le riunioni, ma era solo per farti un esempio, per rilasciarmi il discorso che hai detto tu, che Pantani comunque era uno che prendeva una posizione, l'ha presa diverse volte. Mi ricordo quella foto dove era seduto in mezzo alla strada del Tour, e se fosse stato per lui sarebbe rimasto lì a sedere, cioè, nel senso che era uno che si sbilanciava e si esponeva abbastanza. Vabbè. Senti, io so che tu conosci una marea di aneddoti, allora siccome noi queste cose qua le vogliamo sapere
ci piacciono. Io ti chiedo velocemente, non ti voglio rubare troppo tempo, un aneddoto per qualche gara che mi sono segnata, se ti va di dirmelo. Un aneddoto su un campionato del mondo, che ricordi? Un aneddoto particolare, qualcosa. Un aneddoto particolare sul campionato del mondo. Più belle che ricordo dei campionati del mondo fu Remis di Tosatto a Stoccarda, quando Di Luca fu messo fuori perché c'erano dei problemi. Il Toso stava andando con la moglie all'Oktoberfest, fu chiamato che era quasi al confine con l'Austria, dovette tornare indietro, prendere il borsone e venire su al Mondiale. Eccoci. Non ti sento. Pronti? Ci siamo? Pronto? Non ti sento.
Vediamo se va. Lui ha detto che se mi sentiva. Ah, vedi, lui ti sentiva, noi no, invece io provo ad alzarlo. No, Ci siamo? Pronto? sì, io ti sento. Allora, io vedo la tua immagine bloccata, però adesso ti vedo. No, si blocca. Però vabbè, vai a scatti, ma ti sento. Sì, no, mi è arrivato un messaggio WhatsApp perché nel momento. Adesso ti sento bene. Sì, ok. Ok, vai. Ah, se no finire così era un peccato, dai. Esatto, andiamo avanti. Ascolta, niente, io mi ero segnato, io ti volevo chiedere qualche aneddoto legato ad alcune corse, perché so che tu di aneddoti ne sai tanti, me ne ha raccontati anche qualcuno la settimana scorsa su Bugno, e allora volevo qualche aneddoto veloce. Uno sui mondiali, che ti ricordi tu? Sui mondiali sembra un disco rotto, ma a Duitama nel 95 la salita era durissima, eravamo a 3200 metri e negli allenamenti prima li prendevamo un po' in giro perché è troppo dura, non troppo dura, la salita è ripida e salivamo a piedi su questo. Passarono gli azzurri e diceva a Marco, dai, prova a salire col 12 se ce la fai. E lui mise il 12, si fece una risata e andò via. E questo ti dà l'idea un po' della bestia che era. Per contro, un altro aneddoto simpatico del mondiale, fu l'arrivo di Tosato, mi pare che fosse Stoccarda, quando fu richiamato in extremis perché Di Luca non poteva correre. E lui stava andando all'Oktoberfest con la moglie, si fermò al Brennero, tornò indietro, andò a casa, prese la borsa, lasciò la moglie e venne al mondiale. La maglia azzurra, soprattutto quando c'era un tecnico come ballero era veramente sentita tantissimo e il Toso è uno di quelli che l'ha onorata di più. Stavamo parlando l'altra sera tra di noi di Tosatto perché ha guardato una nostra diretta mentre parlavo. Prima ho visto che c'era anche Petacchi. Vabbè, ho visto sotto Tosatto e quando abbiamo finito la diretta parlavo con quei ragazzi qua e dicevo: ma Tosatto è stato un bel professionista, eh. Cavoli. Andava Ed è anche un bel veramente di... Sì. È un bel forte professionista qui, aveva. che è diventato anche un bel direttore sportivo perché Ineos ci ha visto davvero lungo, l'hanno preso, l'hanno portato lì. Parlavo con lui al Tour Colombia, parlavo di lui con Leonardo Basso che lì studia da gregario e lui dice che uno come Tosato riesce a spiegare ai giovani come si lavora, come ci si adegua. Tipo di mentalità da corridore, come purtroppo a volte è necessario mettere via le velleità personali di vittoria, ma come anche un gregario tosto è importante per l'economia della squadra. Il bello dell'esperienza di questi corridori è proprio non disperderla perché può tornare molto utile dopo con altri ruoli. Non è un caso che i migliori direttori sportivi non sono stati campioni, ma sono stati gregari. Il gregario comunque deve mettere a frutto meglio le proprie qualità, deve riuscire a vedere la corsa anche dal punto di vista del campione, ma anche dal punto di vista di chi deve metterlo nelle condizioni per vincere. E Toso in questo è spettacolare. Sì, ma lui penso che aveva comunque diverse qualità anche proprio per quello che poi comunque anche in nazionale funzionava sempre bene lui, anche nelle squadre dove correva, comunque era un uomo, una pedina importante. Un aneddoto che ricordi sul Fiandre, siccome questo è il periodo. Allora, io ho un aneddoto che ricordo sul Fiandre, anche se c'entra poco col Fiandre. 96, Bartoli vince il Fiandre ed era proprio il coronamento dei suoi sogni, quantomeno per il Nord, perché Michele l'hanno progettato apposta per quelle corse. E io dopo la corsa corsi invece in ospedale perché sempre nella MG con Michele correva un corridore che si chiama Colombini, che non sento praticamente da allora, che era caduto in un tratto di Pavesi, era rotto di molto una gamba e mi ricordo che Ferretti pure lasciò la festa di Bartoli per venire in ospedale a trovare Colombini, per cui c'era la squadra che da una parte festeggiava e noi eravamo al capezzale di questo poveretto che al suo primo Fiandre penso si era fratturato tutto. E anche questo è un po' il lavoro che facciamo, no? La vittoria, il brindisi, basta una foto.
Però andare a trovare un corridore che sta lì da solo in un ospedale sperduto nelle Fiandre, dal mio punto di vista, è anche importante. Un po' come successe a Velo quando cadde nella Gandbevelgem, non mi ricordo in che anno, 2005, ma non era 2005. Ci devi essere perché in fondo non sembra, ma è come una grande famiglia. Se uno finisce all'ospedale devi andarlo a trovare, non puoi lasciarlo lì da solo, almeno dal mio punto di vista funziona così. Beh, Beh, chapeau, eh. Non penso che ci vadano alla tutti. fine, no, ci si va in pochi, però devi anche scegliere con che occhio vuoi guardarlo, sto mondo. Se ti basta raccontare velocità, tempo, media, watt, tutto il resto, stai sul vincitore, qualcuno te le racconta queste cose. Se invece ci vuoi stare come uno che fa parte della famiglia, anche se magari parte al 100% non sarai mai, devi fare anche altre scelte. Almeno questo è quello che ho sempre pensato e che ho sempre potuto fare. Bellissimo, complimenti. Adesso le ultime due domande sugli aneddoti, poi dopo chiudiamo. Uno sul giro e uno sul tour. So che, perché comunque dalle tue parole si percepisce che a te piacciono tanto le gare a tappe, eh? Diciamo che sono delle esperienze in cui riesci veramente a mettere le radici nel gruppo, in cui vedi giorno per giorno quello che succede, riesci a capire meglio, non c'è fuggi-fuggi dopo l'arrivo perché sai che tanto ti rivedi la mattina dopo, ti vedi in albergo per fare l'intervista. Quindi diciamo, nel giro, o andiamo sul tour. Il tour è l'aneddoto forse più bello. Sai che non lo so, c'è l'imbarazzo della scelta negli aneddoti sul giro e sul tour. Diciamo che nel giro tiriamo fuori l'incazzatura, si può dire incazzatura, spero, di Simoni sul traguardo di Bormio al giro del 2004. Ma perché c'è l'antefatto? Perché io ero andato a trovarli a Terracina in ritiro, avevo pedalato con loro e Gilberto mi disse: occhio a Cunego perché non gliela stanno raccontando giusta. E io questa frase ti giuro che me la sono portata dietro, me la porto dietro ancora adesso, ma lui non me l'ha più spiegata. Per cui quando e lui disse non gliela stanno raccontando giusta e non è il bambino che ti vogliono far credere. Probabilmente aveva fiutato che la consistenza del corridore era superiore a quella del bambino. E quando lui si incazzò a quel modo a Bormio è perché in qualche modo aveva capito che il suo ciclo si era concluso e che a chiuderlo era stato un compagno di squadra. Gilberto è uno con cui avevo legato anche parecchio quando era dilettante. Può sembrare un duro anche antipatico, in certi momenti è fin troppo chiuso, però è uno verace. È un po' un Moscon di qualche anno prima. E vedere questo essere trentini che viene fuori e sbotta e rendersi conto che comunque in qualche modo l'hanno fregato e li rende più simpatici, no? Beh, Non è uno. Non è... anche con Basso si è leggermente incazzato, Sì, assolutamente. Fai fatica quando sei a quel modo ad accettare le mezze parole, le mezze verità. Poi magari nacque tutto da un malinteso. Però quando stai lì e capisci una cosa e vedi che la parola data non viene mantenuta, io penso che reagirei allo stesso modo. A occhio e croce. Ascolta, sai che abbiamo ripercorso adesso velocemente, perché sennò bisognerebbe stare qua giorni, anni o mesi. Abbiamo ripercorso velocemente, abbiamo preso spunto per gli ultimi 30 anni. Tra l'altro ci salutava e diceva che c'era quel giro lì, Raffaelliano, salutiamolo anche lui, ex professionista. Come no? Però io vedo che ti piacciono, poi aspetta, io vedo quello che ho percepito, ti piacciono molto di più gli anni 90, i primi anni 2000, fai forse un po' più fatica, ti sei innamorato un po' meno negli ultimi anni di alcuni aneddoti o corridori, ho un'impressione. È più difficile l'accesso ai corridori negli ultimi anni, nel senso che per quanto tu possa conoscerli, possa essere conosciuto, ben voluto, non lo so, ci sono molti più filtri. Cioè, mentre prima si viveva nell'albergo con loro, adesso c'è caso che vai nell'albergo e oltre la hall non riesci ad andare.
anche il corridore che conosci ti manda avanti l'addetto stampa. Per cui forse si lavora meglio, io lavoro meglio per il tipo di giornalismo che mi piace nel fuori corsa, nel senso di nell'inverno, nel preparare la corsa che nella corsa stessa. Sai, l'aneddoto per poterlo raccontare è che sia veramente ghiotto devi esserci, non è che se te lo racconta qualcuno non è già più così sensazionale, per cui credo sia sostanzialmente quello il problema mio almeno. Oggi anch'io ho il problema che stanno sul pullman fino a 5 minuti prima del foglio firma, è un po' un problema generalizzato per tutti, insomma. Io mi ero tenuto la domanda finale legata al mondo dei corridori, che era quella di corridore in espresso che sarebbe potuto diventare un grande, ma penso che anche a questo mi hai risposto prima. Il Figueras. Sì. In realtà ce ne sono tanti. Io in questo mi allineo un po' a quello che ha detto Trentin in una qualche intervista tempo fa. Noi abbiamo tanti, tanti, tanti fenomeni under 23 e poi abbiamo una percentuale di riuscita nel mondo del professionismo, che è troppo bassa, secondo me. E forse piuttosto che dirti il corridore che avrebbe potuto venire fuori, ti direi che ci sono generazioni di corridori che sarebbero potuti venire fuori e che probabilmente non hanno avuto il cammino che meritavano nelle categorie giovanili. Io, per esempio, dovessi dirti uno dei più grandi talenti che ho visto, ti dovrei dire Valentino China. Oh, Valentino grande, vinse mamma un mia, mondiale no. juniores, riandò forte da under 23, però probabilmente. O Palumbo che vince due Vigo, mondiali, ecco. esatti, due mondiali da junior. Purtroppo però erano anni in cui intanto su questi corridori non c'era l'occhio delle squadre professionistiche, per cui non c'era alcun tipo di tutela. Ed erano anni in cui si spingeva un po' troppo sul gas. E quindi temo che abbiamo perso fior di corridori e che non ce li dà più nessuno. Adesso diciamo che un po' le Continental hanno rimesso in pari la situazione, ma non tantissimo, insomma, non sempre ci sono annate così favorevoli, no? Me lo ricordo bene Valentino China, perché sai che c'era il settimanale così era tutto ciclismo, no? Il settimanale che Sì, uscì della federazione, della federazione con le gare, e allora sai, sì. io anche quello mi leggevo tutti gli ordini d'arrivo. Lui ha fatto degli anni che vinceva una marea di corse, tra l'altro vinceva già da allievo, poi junior, vinceva le corse più importanti, ed era reputato a tutti un fenomeno che sembrava che dovesse fare chissà cosa. Poi penso che passò alla Saeco, Sì. e poi boh, un anno, due, Ah, poi. poi basta, poi smise. Per dirti, poi ci sono quelli che sono stati purtroppo sfortunati, perché se io dovessi dirti uno dei dilettanti più forti con cui ho lavorato, ti dovrei dire Fabio Casartelli. Però i primi anni da professionista non ingranarono un gran bene, e quando finalmente aveva trovato l'ambiente che un minimo gli si addiceva, la storia ha deciso diversamente per lui, sai. Non è sempre il talento o la capacità di concentrazione che determina la carriera di un atleta. Purtroppo ci sono anche storie brutte che non per intristire la chiacchierata, ma ci sono stati anche corridori che questa occasione di dire la loro non l'hanno avuta per motivi ben più drammatici di un talento non valutato bene, insomma. Oh, Enzo, io starei qua anche perché te veramente sei l'enciclopedia umana, quindi io pensavo di saperne un po', ma confronto a te non so niente, quindi Anche adesso sono vecchio. no, no, non sei vecchio perché hai iniziato a guardare il ciclismo più o meno nei miei anni, è che te, cavolo, ne sai, vivendo tutte le corse in questo modo tanti anni, sai, hai conosciuto tutto, tutti, e veramente. Vabbè, io casomai in futuro ti romperò le scatole, ti offrirò una cena e ti farò 150.000 domande in privato, dopo mi odierai. Vedi, per esempio, l'aneddoto che mi viene, forse sembra. Mi davi prima il foglio con le domande e me le preparavo. Una delle situazioni più imbarazzanti della mia vita era appena scoppiata l'Operazione Puerto e io andai a Murcia a casa di Valverde. Appuntamento in piazza a Murcia, arrivano Alejandro e la sua prima moglie e lei aveva in braccio un cane.
Io dico, oddio, fai che non sia Piti, porca miseria, sai che il nomignolo associato a Valverde era Piti. Io dico, oddio, fai che non sia Piti, fai che non sia Piti. Si avvicinano, mi presenta la moglie e gli faccio, come si chiama il perro? Come si chiama il cane? Sofia, tipo un nome di donna, meno male, l'ho scampata. Andiamo a casa, facciamo un'intervista. Poi mi fa, sai che tra i miei hobby ci sono anche le... gli automodelli, mi porta giù in garage, aveva tutte queste Formula 1 enormi col motore a scoppio e tutto il resto. A un certo punto, da fuori al garage si sente abbaiare. Io lì sono ripiombato nel panico. Questo pazzo scatenato apre la serranda del garage, fuori c'era un pastore tedesco a catena e lui mi fa: guardalo, lui è Piti. E lì mi è veramente caduto. Oh, devo aver fatto una faccia di tutti i colori possibili. Queste sono le cose, però vedi, queste riesci a viverle se tu vai a casa di. Adesso, questa era un po' imbarazzante, però se tu riesci a frequentarli al di fuori del mondo delle corse, entri in sintonia con loro e poi hai sì aneddoti da raccontare. E secondo me il bello del mensile è proprio questo. Tante volte il nostro lavoro si è molto spostato a ridosso degli eventi, per cui ti trovi a fare, per dirti la Sanremo, tu fai sul mensile il lavoro che la Gazzetta fa il giorno dopo, tante volte, e secondo me non è il massimo della vita. Riuscire a fare un lavoro a monte di approfondimento è quello che rende il mensile molto più godibile e leggibile. E secondo me, nel tritacarne dello sport di oggi, c'è più bisogno di storie che di quanto non ce ne fosse in passato. Comunque ne sanno anche i ragazzuoli che scrivono qua, perché sanno tutti i nomi dei cani, ma comunque anche di corse e corridori. Poi scrivevano anche, insomma, di tanti anni, cioè hanno dato un sacco di idee tutta sera sulle risposte. Comunque cioè, ce n'è di gente che segue No, circuiti. io ho letto una cosa sotto mentre parlavamo in cui si dice che Gilberto Simoni fu scorretto nel giro vinto da Cunego. Io E in realtà sta. quella l'ho saltata perché non mi sembrava sinceramente corretta. Esatto, però vabbè, era così, giusto per notarlo. E a proposito di Birillo, andatevi a rileggere quando ancora non si sapeva nulla l'attacco del mio pezzo a Casa di Basso dopo che vinse forse il Giro d'Italia, in cui si parla proprio nella prima riga di Birillo che corre nel giardino, anche lì delle gran sudate dopo quando è venuto fuori il tutto. Bella questa però, eh. Sì. Va bene, Enzo, io ti faccio i complimenti per il lavoro che fai giusto da quei 30 anni. Continua a farlo così perché così è il top. E ti ringrazio tantissimo per essere stato così disponibile, paziente e di aver fatto questa prima intervista con noi o chiacchierata, via, dai, chiacchierata, anche perché le domande non te le ho fatte prima perché doveva essere proprio una chiacchierata, anche perché come ti ho detto io non sono giornalista. Quindi è andata bene così perché l'importante è essere stato in compagnia, aver regalato un po' di compagnia alla gente e trasmesso un po' della tua passione. Io davvero ti ringrazio. Mi farò sentire anche solo per un saluto, è stato un piacere enorme, davvero. Quindi Anche per ti me. hai regalato una grandissima serata. Grazie e grazie anche a Comunque. Luca Ronconi che ha reso tutto possibile. Grazie anche a lui. Ciao ragazzi, Ciao, buonanotte. grazie, Ciao, buonanotte, ciao, gentilissimo. ciao, ciao, Ciao. ciao.